Ci risiamo. Il buffo a Janna sì, l'ho visto, Raider. E sembra parecchio broken come roba. Però, boh, ancora presto per giudicare. Allora, vabbè, c'hanno Ezreal Yuumi che è veramente forte come lane. Però Nautilus mi piace molto. Nautilus è straforte contro Ezreal. E contro Yuumi è ancora peggio. Cioè, Yuumi ne soffre ancora di più questa roba. Perché si deve staccare. Non c'è modo di pillare Ezreal da Nautilus. E Sivir comunque può giocare aggressivo. Devo stare attento in top a, ovviamente al sit di Sejuani. Non ti ho mai visto vincere. Metta. E allora sarà la prima volta questa. L'Efragali sarà. La distrugge completamente, penso. Vai, non vado perché non faccio in tempo a comprare robe. Quindi torno in lane. Flash per flash. Tu muted, playbots. Chi è che ha mutato questa? Non ho capito. Devo stare attentissimo ai level 2 gank in top perché non c'ho il flash ovviamente, quindi se ci vorrà pulirmi, super hard. Livello 2 mi uccidono con niente loro. Vediamo quanto riesco a giocare in questo modo. Vorrebbe fare fla anche flash addosso lui. Quindi non devo mai sporgermi più avanti un tot. Ciò non vuol dire che gli devo lasciare free CS, per carità. Qua lo devo stoppare un po' prima. My bad. Dovevo stopparlo un po' prima in modo che non potesse attaccare. Il minion l'avrebbe perso lì. Devo smettere di pensare all'immediato. Devo pensare. Cioè, devo smettere di pensare a sta roba. Lo so di pallen già volendo. Devo pensare al futuro. Non al passato. Basta giustificarsi. Sejuani dov'è? Non lo sappiamo. Potrebbe anche essere in lane qui da qualche parte. Potrebbe anche lane gankarmi. Sono super safe per questo motivo. Perché bot side non c'è. È molto probabile che sia top side. E potrebbe anche provare un lane gank senza problemi. Ma qua lo devo hittare. Sejuani è top. Le possono levare loro? Non penso. Non penso che possano levare con quei pochi HP suoi. Cioè Sejuani potrebbe provare a tankare, ma c'è comunque Aatrox topside. Quindi rischiano troppo. Ops, my bad. Ah no, ho pingato Jax che mi stava. Ho sbagliato io. Non so se sarebbe andato back. My bad. Sono rimasto troppo concentrato sulla mia lane e non mi sono curato dei de coso lì. Io devo pingare. My bad.
Mid pure non c'ha flash ancora. Per un minuto. Non c'ho ancora Merkwe, però lui c'ha il Mer. Fa il flash in 4 secondi. Ma potevo giocare meglio forse. Però so che c'è Sejuani topset. Non posso fare granché se c'è Sejuani qui. Forse dovrei solo peccare qua e basta. Sì, pecchiamo, ci abbiamo l'item. Siamo troppo lumana. Non abbiamo abbastanza tempo per pushare e c'è Seju topside che può darci fastidio e tenerci lì per non so quanto tempo. Ora viene Rick, in che senso viene Rick Fabio? Non ho capito. Qualcuno sa come mettere quella ward? C'entra la visione e devi cliccare... C'entra la visione e devi cliccare in questa crepa qua. Aspetta. Centri la visione. Dov'è? E poi devi cliccare qua. Tipo qui da ste parti. Adesso io non so che dirti preciso perché. Cioè lo faccio con range. Questo c'è Mercury, quindi può iniziare a giocare molto più aggressivo. Cioè abbiamo l'Infernal. Lui mi può tirare dritto. Molto. Può essere molto pesante per me questa. I trade possono essere veramente, veramente pesanti. E con questa non ho abbastanza vision. Non mi va molto deep la vision questa ward. Però vabbè, la dovevo mettere in quel momento per vedere dove era Sejuani. Quindi non c'avevo tempo di metterla. Devo essere super rispettoso io. Ma super super. Perché i suoi thread mi fanno malissimo. Ho preso l'assist lì, no? Su Sejuani, no? Abbiamo tirato giù. C'è il TP? Potrebbe avercelo, però ho abbastanza mana e abbastanza tempo per pusharlo senza problemi.
C'è il TP bot. Ma non so se mi conviene farlo. Dovrebbe farcela. Vado a dare mente. Top, abbiamo perso sta blade? No, mi sa che ne... No, non l'abbiamo perso. Abbiamo preso tutte le blade per il momento. Voglio solo tenere la wave qui, non voglio farlo pushare più di tanto. Bravo, man. Bravo. Sangue freddo, bravo. Mi sei piaciuto molto qui. Sangue freddo importantissimo. Mettiamo sta control qui, dai. Top la wave, perde due minion. Però abbiamo preso un campo in più. Io direi che è worth. Io direi che è worth. Ehi, sono fiddato, nice. Ho giocato safe, ha pagato. Molto ha pagato. Questo non è proprio un buon matchup contro Jax. L'ho scelto io, lo so che l'ho scelto io. Però non è proprio un buon matchup che tu dici, ah, devo vincerlo. Anzi, con Sejuani è anche un matchup pericoloso. Però vedi, abbiamo giocato safe, gli avversari hanno fatto gli errori e siamo andati a letto. Ok, man. Va bene, man. Come preferisci, mate? C'è l'Ocean tra poco. Non c'ho TP né niente, vado a botte, è inutile che sto a guardare. Lui ha già usato il TP qua. Yasuo è di là. E bot, sono tutti bot. Quindi io posso pushare senza problemi questa. Tanto che i miei prendono un po' di schiaffi. Prendiamo uno, due e i minion fanno il resto e andiamo back. Siamo super ahead, guys. Push top? Non so perché, ma non mi fido più di tanto. Chiamatelo sesto senso, ma... Sono full AD loro, vero? Sì, sono full AD. Potrei pensare anche ai Tabi. Noi ci abbiamo già altro AP damage, non sono l'unico AP damage. Quindi qua posso pensare anche al Frozen Heart. Sono full AD in pratica. Prendo il Frozen Heart, guys. Perché non sono l'unico AP. L'altro AP è anche fiddato. Quindi posso andare per una build un po' più utility. Loro sono completamente pieni di auto-attacker. Sono solo auto-attacker loro in pratica. Quindi ci sta a farsi una build col Frozen Heart. Anche perché... Cioè, lui ci vuole troppo tempo per farselo. Non è Ryze Tank, ragazzi, c'ho il Frozen Heart, fine, cioè. E i Tabi. Mari anche il Glory. Si tratta di essere intelligenti, ragazzi, e buildarsi in modo intelligente. Coprendo la torre, la face bottavo, è pure nice. Buono lì. Bello lì. Bello lì. Bello lì è un po'. È come X100, bella X100. Non so, quel tizio mi è rimasto nella testa. Dai, bella X100, meraviglioso. Tiriamo un altro po' di schiaffi a sta torre. E poi ce ne andiamo. Non vogliamo rischiare, adesso può arrivare la loro botlane.
Invece il robot è andato a bot, quanto pare. Qua devo fare. Mi conviene fare prima? Sì, un po' di roba di vera. Non è venuto nessuno qui a Aldar. Weird. Cioè, sono andati a difendere bot, che era la più difficile da difendere. Infatti ci sono morti. Anziché venire a difendere top la tier 2. No sense come roba. Però vabbè, sono tiltati. Quindi li posso capire. Qua possiamo spostare la control molto più avanti, tipo qui. C'ho anche il coso, c'ho 3000 golden bag. Hanno aghivappato Jax in pratica. Sì, c'ho il Transcendence, quindi anche super capo non mi importa niente. Posso continuare a buildare CD item e prendere un sacco. Anzi, è stra worth il Transcendence, cioè. Anzi, gli item da tank che me danno AP, l'item da tank CD che me danno AP è super good. È anche meglio. Oddio. Ci lasciano chiudere? Quanto pare sì, però non ci abbiamo minion. Ok, adesso arrivano i minion. Vado a prendere i miei item. Lasciatemi prendere i miei item. Guardate, what a beautiful boy. Che faccio poi? Voice staff tipo si fa a sto punto. Se fossi fatto una build così mi sarei fatto la voice staff. Ma io no, così. Potevo fare anche la zona prima. Tipo zona voice staff mi sarei fatto probabilmente. Ci hai messo per imparare Ryze bene? Ci metti un po' di tempo, ma ancora lo sto imparando la Swan. Non l'ho ancora imparato proprio al 100%. L'ho imparato. Metti all'80. Più che altro è. Devi capire come gestirti il mana e il lane. Quando poter giocare aggressivo e quando giocare difensivo.